Benvenuti su Creazioni Digitali per un nuovo appuntamento con il corso gratuito di Affinity Designer. Questa settimana vi parlerò delle novità introdotte con il rilascio dell'ultimo aggiornamento, la versione 2.6. Ci sono delle migliorie che riguardano lo strumento matita, lo strumento nodo, lo strumento penna e il selettore colore. Per aggiornare basta seguire la pop-up di avviso e poi fare il download direttamente dal sito ufficiale. L'aggiornamento è gratuito per tutti gli utenti Windows. Iniziamo subito quindi. Traccio una ciambella e vediamo le novità del selettore colore. Adesso attraverso il contagocce il colore campionato viene assegnato automaticamente all'oggetto che è selezionato, mentre prima era necessario fare un ulteriore clic. In pratica, utilizzando il contagocce, lo assegna direttamente alla ciambella. Ma è ancora possibile utilizzare la vecchia modalità tenendo premuto il tasto Alt in fase di selezione e il colore verrà campionato, e infatti lo vediamo in questo caso accanto al selettore per poterlo poi utilizzare successivamente. Vediamo le altre novità, in particolare le novità dello strumento matita. Lo attivo e nella barra contestuale troviamo due nuove funzionalità: chiusura automatica con le opzioni off, vicino, lontano e sempre, e poi uniformità con un pulsante a scorrimento. Un'altra novità sono i due pulsanti in fondo a destra: usa stile linea e usa riempimento. Vediamo come utilizzare la funzione uniformità. Intanto disattivo tutte le opzioni e traccio delle curve. Vedete che l'opzione uniformità è disattivata, impostata a 0 e il tratto che ottengo è piuttosto frastagliato. Se adesso provo a selezionare il tratto che ho appena disegnato e a spostare il cursore che trovo sotto la voce uniformità, non succede nulla perché questa impostazione va settata prima di tracciare la curva. Per cui trascino il pulsante a scorrimento, lo porto a 100 e ne traccio un'altra. Ed è perfettamente visibile la differenza fra il primo tratto e il secondo, che è decisamente più uniforme. La Serif consiglia di utilizzare questa nuova funzione senza lo stabilizzatore. Sono in pratica due strumenti diversi, però evidentemente quest'ultimo agisce sull'uniformità, mentre l'altro stabilizza la curva. Altra novità, per quanto mi riguarda particolarmente gradita, è quella introdotta sullo strumento nodo. Adesso è possibile modificare i nodi non solo attraverso la barra contestuale, semplicemente facendo un doppio clic. I nodi si trasformano da acuti ad arrotondati o smart, cliccando praticamente sugli stessi, e questa è una cosa bellissima. E poi gli altri due pulsanti di cui vi parlavo prima: usa stile linea, quando è attivo crea delle forme con le stesse caratteristiche delle precedenti, e invece l'altro pulsante accanto usa riempimento, che in pratica mentre si disegna con la matita crea contestualmente il riempimento. Questa funzione era già disponibile, cambiato soltanto il pulsante. Altra novità, la chiusura automatica, che presenta diverse opzioni. La imposto su off e traccio una curva. Naturalmente non la chiude perché l'opzione su off è disattivata. Quindi l'attivo è imposto vicino. Vedete che quando le due estremità si trovano vicine, si attivano dei punti rossi calamitati e la curva si chiude. Allo stesso modo funziona
funziona l'opzione lontano, ma in questo caso la curva si chiude anche se i punti finali sono lontani. Mentre se imposto sempre, la curva viene chiusa indipendentemente dalla distanza fra i punti finali. Le funzioni uniformità e chiudi curva, oltre che allo strumento matita, possono essere applicate anche allo strumento coltello, che vedremo nel prossimo tutorial. Mentre usa riempimento e usa stile, li troviamo anche nella barra contestuale dello strumento penna. Vi consiglio quindi di aggiornare la vostra versione di Affinity per poter utilizzare queste nuove funzioni. Anche per questo video è tutto. Vi invito a lasciare un like o un commento. Ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo tutorial. Ciao!